fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti. Colossesi, capitolo 1, verso 11. Dio fortifica la tua fede. La fabbricazione dell'acciaio richiede l'uso del fuoco e dell'acqua. In modo simile, la prova per il credente può prendere parecchie forme, ma tutte insieme hanno lo scopo di forgiare la fede. La prova ci insegna che imparare a sopportare è una penosa lezione, ma la pazienza ne è il magnifico frutto. Allora la nostra volontà è guidata da quella di Dio, accettata come ciò che è buono, che gli piace, che è perfetto. La prova ci insegna il coraggio, toglie il timore di soffrire man mano che sperimentiamo la grazia di Dio che ci sostiene. Alla fine della nostra vita terrena potremo rimanere in piedi come buoni soldati di Gesù Cristo, che portano le cicatrici dei combattimenti, ma anche la gloria delle vittoriose riscosse con Lui. La prova può fare di noi degli esempi viventi per altri, mostra quello che può compiere, nonostante la nostra debolezza, una vita ripiena di Cristo. Possiamo essere la dimostrazione che Gesù è sufficiente per tutte le situazioni.